Ho cercato mia figlia per quasi due lunghissimi anni. In quel periodo sono riuscita ad andare avanti con la speranza di ritrovarla viva. Poi una telefonata ha spazzato via tutto. Ora il dolore per l'assenza di mia figlia è devastante. Piango dentro la sua stanza riguardando le sue foto. Sono rimasta sola e non per volontà di Andrea. Chi ha spento il suo sorriso deve pagare. Voglio che la verità venga a galla e che giustizia sia fatta. Queste sono le parole di Georgeta Cruceanu, madre di Andrea Rabciuk, la giovane romena scomparsa il 12 marzo 2022 nella provincia di Ancona. Quella sera la ragazza si trovava in compagnia del suo fidanzato, Simone Gresti, e di altri due amici di nome Francesco e Aurora. Il gruppo aveva trascorso la serata in una roulotte parcheggiata nel giardino di un casolare a Monte Carotto. Il 20 gennaio scorso, quasi due anni dopo la sua scomparsa, sono stati ritrovati alcuni resti umani in un casolare disabitato, situato a circa un chilometro dal luogo iniziale. Gli esami del DNA sono stati eseguiti su quei resti e, nonostante i risultati ufficiali non siano ancora disponibili, gli investigatori hanno pochi dubbi. Si tratta del corpo di Andrea. In considerazione di questo tragico ritrovamento, emerge in modo inquietante una frase che la ragazza aveva pronunciato poco prima di scomparire: «Prima o poi mi faranno fuori». Andrea aveva condiviso questi pensieri con alcuni amici, ma a chi si stava riferendo? È possibile che la giovane avesse in qualche modo intuito la sua tragica fine? I dettagli di questa vicenda sono avvolti nel mistero e occorre comprendere come e quando la ragazza sia deceduta. Dalle indagini è emerso che nei giorni successivi alla sua scomparsa, gli investigatori erano entrati nel casolare in cui successivamente sarebbe stato ritrovato il suo corpo. Il proprietario del luogo aveva segnalato un'effrazione, ma al momento non era stato notato nulla di particolare. Questo fatto ha suggerito l'ipotesi che il cadavere di Andrea sia stato trasportato nel casolare solo successivamente. Le verifiche sono ancora in corso. In assenza di prove conclusive, tutte le possibilità rimangono aperte. L'attenzione è focalizzata sulle relazioni della ragazza, alcune delle quali sono state considerate pericolose. In particolare, il fidanzato è l'unico sospettato, poiché è già sotto indagine da tempo per sequestro di persona e spaccio di droga. Dopo il ritrovamento del corpo, è stato anche indagato per omicidio volontario, aggiungendo una quarta ipotesi di reato, ossia l'istigazione al suicidio. Queste teorie, al momento, coesistono senza una chiara conclusione. Alcuni elementi rinvenuti nel casolare sembrano indicare la possibilità di un suicidio. In particolare, si fa riferimento a un foulard e a enigmatiche iscrizioni sulla trave. Il foulard è stato utilizzato da Andrea per un possibile impiccamento? Le scritte rappresentano un addio definitivo, oppure potrebbero essere tentativi di depistaggio? Le radiografie e la TAC eseguite sui resti non hanno evidenziato lesioni significative, ma è emersa la frattura di un piccolo osso alla base del cranio, compatibile con una morte per impiccamento. Se Andrea avesse realmente scelto di togliersi la vita, gli investigatori sembrerebbero orientati verso l'ipotesi di un suicidio che potrebbe essere stato in qualche modo influenzato da terzi. Per dissipare ogni dubbio, saranno fondamentali le analisi condotte sui telefoni e i dispositivi informatici sequestrati a Simone Gresti. La memoria di questi dispositivi potrebbe contenere tracce decisive per comprendere la natura della relazione tra l'uomo e la ragazza, nonché gli eventi dell'ultima notte. Come precedentemente menzionato, la coppia ha trascorso diverse ore in una roulotte in compagnia di due amici. Durante la serata, Andrea e Simone avrebbero avuto litigi ricorrenti, principalmente legati a gelosie. L'indagato ha descritto tali discussioni come litigi comuni tra fidanzati. Intorno alle 5 del mattino, Gresti si sarebbe allontanato dalla roulotte in compagnia dell'amica, Aurora. Secondo quanto dichiarato dall'uomo, sarebbero andati a prendere altre birre e al loro ritorno la coppia avrebbe ripreso a litigare, questa volta in modo più acceso. Tale discussione avrebbe portato Andrea, secondo il racconto del fidanzato, a decidere di abbandonare la roulotte e a lasciare il luogo a piedi. Erano circa le 7 del mattino. Da quel momento in poi,
nessuno avrebbe più avvistato Andrea. Non era possibile neanche cercare di contattarla, poiché il suo telefono era rimasto in possesso di Gresti. La madre della 27enne, preoccupata per la mancata riapparizione della figlia, aveva continuato a chiamarla e a mandarle messaggi. Tuttavia, per i successivi 2 giorni, il fidanzato non aveva mai risposto. L'uomo ha spiegato di averlo fatto perché in quel momento aveva sottovalutato l'accaduto, poiché Andrea era già scomparsa 3 volte. Ora si dichiara pentito di non essersi immediatamente preoccupato e di non aver cercato di seguirla. Nonostante ciò, continua a proclamare la sua innocenza. L'uomo dovrà chiarire il motivo per cui ha eseguito il backup del cellulare di Andrea. Tale operazione avrebbe comportato la cancellazione dei dati presenti nel dispositivo della ragazza per trasferirli su altri dispositivi, forse un computer. Tra quei dati potrebbe celarsi qualcosa da nascondere? Le indagini si estendono anche ad altri eventi misteriosi che si sono verificati prima della scomparsa di Andrea e che coinvolgono altre persone. Uno degli episodi più inquietanti è stato raccontato dall'amico Omar Carlin, il quale ha spiegato che una settimana prima della scomparsa, Andrea lo aveva contattato chiedendo il suo aiuto. La giovane gli aveva confidato di trovarsi chiusa in una stanza d'albergo da 3 giorni, insieme al fidanzato e all'amica Aurora. Non è chiaro il motivo della loro presenza in quel luogo e le attività che stavano svolgendo. Carlin era intervenuto per portarla via, durante il quale si era verificato uno scontro tra Carlin e Gresti. Durante l'interrogatorio con gli investigatori, Carlin aveva spiegato che la sera della scomparsa si trovava a casa con Daniele Albanesi, l'ex fidanzato della ragazza. I video delle telecamere, però, che riprendono la sua abitazione, sono stati misteriosamente cancellati. Lo stesso Albanesi manteneva un contatto con Andrea e probabilmente i due avevano scambiato messaggi anche la notte della scomparsa. Tali messaggi potrebbero essere stati il fulcro della disputa tra Andrea e Gresti in quelle ore. Giorni prima della scomparsa, il fidanzato e l'ex fidanzato della giovane erano addirittura arrivati alle mani. È quanto raccontato da Gresti. «C'è stata una colluttazione tra me e Daniele. Sono arrivato lì con Andrea. Lei è andata a prendere la borsa in macchina, che era parcheggiata vicino a una recinzione. Daniele l'ha seguita e non la faceva più uscire. L'aveva incastrata nell'angolo tra la macchina e la recinzione. Ho aspettato qualche minuto, la chiamavo, ma lui non la faceva più uscire da lì. Allora sono andato. Lui mi ha messo le mani addosso e c'è stata una colluttazione tra me e lui». Apparentemente la presenza di questi 3 uomini, ossia Simone, Daniele e Omar, sembrava rendere la vita della giovane sempre più complicata. La ragazza aveva condiviso le sue preoccupazioni in proposito con i suoi amici romeni, coloro a cui aveva confidato quel tragico segreto: «Prima o poi mi faranno fuori». Hanno detto gli amici. Di Simone aveva raccontato che era violento. Era ancora presa da Daniele, anche se ribadiva che lo stesso Daniele, così come Omar e Simone, la sfruttavano. Gli amici hanno fatto riferimento anche a un problema di droga. Molte volte la obbligavano a usare prima lei le dosi per poi farne uso loro. Che cosa è successo davvero?